L'ultimo titolo che vi faccio vedere è quello relativo all'apertura del Corriere della Sera con Berlusconi che visita il Colle a sorpresa, va da Napolitano, un colloquio su riforme e agibilità politica, ma resta la freddezza. Però voglio farvi vedere la foto di centropagina del Corriere della Sera che è dedicata al recupero del Colosseo, giallo, miele, ambrato, i colori del Colosseo, il restauro. Prevede anche di riportare questo che è uno dei principali monumenti italiani, forse quello più conosciuto nel mondo, anche non solo alla bellezza architettonica e delle sculture, ma anche dei colori. Quindi finalmente si pensa a recuperare un po' quello che è il nostro patrimonio. Patrimonio, certo. Perché sono andato di corsa? Perché con Giovanni possiamo parlare naturalmente anche di sport. Io voglio parlare prima della Lucchese per cercare di capire un dibattito che è andata avanti per tanti anni, no? Giovanni è cresciuto in curva, come tutti noi, in curva ovest. Perché non va più di moda la Lucchese? Perché non c'è più questa identità, questa voglia di riconoscersi fra i ragazzi, dico, perché siamo rimasti quelli della nostra È età vero, adesso a spingere a tifare, tranne un Lucca United, gruppetto sì, certo. di ragazzini, insomma, Però mi sembra, Giulio, che sia più una cosa del calcio in italiano in generale, generale. no, più italiano, perché te guardi gli stadi in Germania, in Inghilterra, delle categorie minori, Pieni sono pieni zeppi. zeppi di famiglie, di bambini, di gente, e questo purtroppo noi stiamo rimanendo indietro e si vede anche poi dei risultati, Sei insomma, risultati bene o anche a male. livello È il livello internazionale. della serie. Sicché è un Certo. po' un trend, purtroppo, vedere partite in Serie A, che quando ti colleghi magari su canali che te le danno in diretta, vedi quelle e dici, ma che è chiuso lo stadio? E No, ma io per esempio l'altra sera poi... guardavo Livorno che ai nostri tempi, quando era in C1, faceva 15.000 Ma spettatori in in C1 e ora C1 sono 4.000, sono da 5.000.10 e E questo tranne quando c'è la partita di cartello, cioè se gioca Livorno-Catania sono vuol dire che il nostro 5.000. sistema è sbagliato e qualcuno che ci deve mettere le mani. Sulla Lucchese devo dire che la Lucchese ha avuto negli ultimi anni No, no. botte, poi per meglio di te lo sai meglio di tutti. Quante botte abbiamo avuto? E quest'anno abbiamo un'opportunità, signori, abbiamo un'opportunità quest'anno che non si ripeterà mai più. Perché se noi riusciamo a fare questa impresa, si saltano due categorie e ci ritroviamo nel calcio, diciamo, Che conta. che conta e non bisogna perdere questo. Questo deve essere, diciamo, un invito per tutti per queste ultime giornate, deve essere un invito poi per il futuro, per riavvicinare le Se persone allo pensiamo a cosa sta stadio. succedendo, allora c'è Grosseto, Pontedera e Pisa che lottano per andare in Serie B. In Serie B c'è Siena e Empoli che hanno già un piede in Serie A. In Serie A ci sono Livorno e Fiorentina, quindi sono tutti lassù tranne noi, la Massese e il Sì. Viareggio. Cioè, no, Una non si può rimanere indietro, cosa abbiamo incredibile. un'opportunità che. E tutte squadre che ci giocavamo contro, Ma cioè, abbiamo fatto la B, no, cioè, rispetto a noi erano rispetto a noi, proprio, voglio cioè, non ne dire, consideriamo ma neanche. questa qui è l'ultima occasione, per come la vedo io. Un po' si ricollega anche a No, quello che si diceva prima. ma infatti Lucca, siamo partiti di lì abbiamo gli prima, ultimi no? tre, non ne perdiamo. E qui bisogna veramente che aiutare la squadra ad arrivare a questo obiettivo. Poi quando ci siamo, bisogna aiutarli a rimanerci, ma tanto arriviamoci, C'è perché... un'altra partita importante, prima abbiamo parlato di Summer Festival e di Comics, che sono i due appuntamenti, va bene, fuori dal normale, però Lucca continua, vuole, tiene con le unghie e con i denti la Premiership in Italia, anche sul volontariato, no? Ora c'è questo importantissimo convegno nazionale, dal 10 di aprile ci saranno i nomi più importanti della politica, ma non solo, che verranno a Lucca, perché Lucca comunque, nonostante tutte le sue difficoltà, nonostante i campanilismi, la voglia di maldicenze, perché Lucca siamo tutti un po' invidiosi l'uno dell'altro, c'è questo di fondo, c'è questa grande solidarietà, questa voglia di Certo, aiutarsi l'uno con l'altro, che poi forse è quello che ci ha salvato in questo momento rispetto ad altri, no? io lo dico sempre, noi si nasce, noi lucchesi abbiamo le mura, Intorno si alla nasce testa. così, però insomma portiamo avanti la nostra lucchesità con orgoglio, io sempre per primo, no,
quando ci dicono dove siete vicino a Pisa, cosa? Pisa per noi è su Marte, cioè ci teniamo alla nostra lucchosità e nella nostra lucchosità abbiamo anche questa bella vena qui che poi a differenza di altri magari non la facciamo vedere, lo facciamo ma senza tanto, senza dirlo. Come deve essere, Come deve essere, invece fondamentalmente. magari tanti lo dicono e poi magari non lo Non lo fanno. fanno Invece mai. nella nostra lucchità, che è composta anche da difetti, ci sono anche queste belle cose che mi tengo stretto, questi difetti, qui sia ben chiaro. Li tengo ben stretti. Allora, ringraziamo davvero tanto Giovanni, ringrazio anche a nome proprio personale di essere stato qua con noi. Ci sarà occasione di rivederci per parlare ancora della partita del centro storico, che è una partita sulla quale tutta la provincia di Lucca ora si gioca E la certo. sua credibilità. Sono state fatte tante scelte in passato sbagliate, molte giuste, ora è il momento di... bisogna assottigliare il Ora margine di errore, non si può bisogna andare a sbagliare, meta, no? ora basta, basta, bisogna prendere le decisioni e che siano quelle giuste. Non si può Bene. più temporeggiare, si perde tempo. Anche perché la risorsa turismo, ora No, ora è che tutto il resto delle fondamentale. imprese è Lì, in difficoltà. tornando a quel discorso, visto che purtroppo bisogna fare dei passi indietro per ritornare e riportare poi a rivitalizzare il centro storico anche d'inverno, bisogna puntare su quello che hai, cioè il turismo. E se rimane indietro anche quello, si finisce tutti. Poi dopo bisogna lavorare per il futuro su quello che abbiamo detto, tutti argomenti interessantissimi e ti ringrazio veramente della trasmissione che è Credo che molto poi costruttiva, ci mi è sarà occasione piaciuta. anche di qualche confronto. Oltre, questa è stata una chiacchierata fra noi perché Sì. te sei una parte interessata e quindi sai bene tutte le cose da dentro. E ci saranno altre trasmissioni, magari proveremo a portare anche le istituzioni per fare dei confronti Volentieri, pubblici sono a perché disposizione. ma l'abbiamo visto ieri l'altro sera, no? Quando siete andati dal sindaco. Il sindaco ha fatto tanti punti a suo favore, secondo me, Oh, ha fatto un ricevendovi, bellissimo no? gesto, guarda, devo dire Perché che il sindaco oggettivamente su Tambellini. queste cose qui Tambellini è ritenuto un burbero, no? No, Però invece lì ha capito che insomma. gli ho detto, guarda, assessore, c'è Sindaco. anche l'assessore, prima ho detto all'assessore perché bisogna seguire le scale gerarchiche. Poi dal sindaco, ho detto, guarda, sindaco, ci sono 15, più di 15 commercianti, io sono venuto a sentire il consiglio comunale. Il consiglio Non lo comunale non lo fate. possono sentire, ma almeno il sindaco lo deve sentire. E lui subito ha detto, sì, si va nella stanzina di dietro, e gli ha risposto alle domande, ed è stato. Ora, quello che ha detto però, io mi fido, però deve fare, Certo. perché si aspettano tanto queste persone Bene, grazie davvero tanto a Giovanni, grazie alla regia di Matteo Bedini. Buongiorno con noi, torna puntuale domattina alle 8:30. Vi ricordo l'appuntamento di fine settimana, il 5 aprile, sabato mattina, a partire dalle 10:45, c'è cioè in diretta su Noi TV l'inaugurazione del San Luca e come abbiamo visto dai titoli dei giornali ci sarà anche della bagarre perché c'è da una parte una nuova struttura bellissima. Funzionale, ce n'era bisogno a Lucca e quant'altro, e ci sarà un'inaugurazione con i fiocchi, i ministri, il presidente della regione e tutto il resto. Dall'altra ci saranno alcuni dei comitati che in punta di piedi ma fermamente cercheranno di far sentire la loro voce perché la salute pubblica non può essere svenduta e ci sono dei punti sui quali vogliono lavorare ancora per migliorare il San Luca perché ormai è stato fatto, è vero, ma si può sempre migliorare ciò che è stato fatto, a volte anche velocemente, e poi c'è la grande partita del campo di Marte, perché lì Sì. veramente la città si gioca un'altra fetta del suo futuro. Certo. Grazie Giovanni, grazie a voi che ci avete seguito, Grazie a voi. buongiorno.